progetto Comitato Irpinia, così come ci è stato proposto dalla vostra organizzazione, ci è risultato subito essere molto interessante, perché in un momento di massificazione anche, diciamo, dei prodotti agroalimentari che sono presenti sul nostro territorio, e quindi serviva un qualcosa che desse una connotazione ben precisa, diciamo, a tutta la produzione, appunto, che esiste sulla nostra bella terra irpina. Irpinia c'ha le sue eccellenze che sono dovute alle qualità tipiche del territorio, no? alla morfologia del territorio. Questo progetto è interessante perché dà voce comunque sia ai produttori e sia ai prodotti. Paradossalmente, attraverso il cibo si può far anche conoscere il resto dell'Irpinia, che è fatta di tante altre cose. Internazionalizzare il territorio sia oggi fondamentale per tutto, non solamente per l'aspetto prettamente gastronomico, ma anche per quello turistico-culturale. È fondamentale che il produttore debba essere comunque aiutato a sdoganare il proprio prodotto. Cioè, il progetto può essere buono per farsi conoscere prima di tutto in un posto dove si può parlare di Irpinia ma non ti conoscono come realtà locale, quindi come dire, aprire un orizzonte, aprire lo spazio. Promuovere i nostri prodotti in un contesto come quello che sarà di Barcellona, che si può ritenere una delle capitali europee, che stanno all'avanguardia, può essere solamente l'inizio di un lungo percorso.